passo falso del Pineto che perde in casa di misura 2-1 contro un vivace Castelfidardo che si conferma bestia nera per gli adriatici. I marchigiani portano a casa l'intera posta in palio grazie alla rete decisiva di Njambè nella ripresa. Non basta agli adriatici il rigore trasformato dall'ex Minnozzi. Pomante deve rinunciare allo squalificato Pepe nel 3-4-3. Arretra Paoli in difesa e inserisce in mediana l'inedita coppia Galeano-Camplone nel tridente con Minnozzi e Mininclerice in buba dal primo minuto. 4-3-3 per Maurizio Lauro che schiera Bracciatelli a centrocampo. In avanti Monachesi e Perpepai vengono preferiti a Giampaolo e Njambè che partono dalla panchina. Partita combattuta fin dalle primissime battute con il Pineto vicino al vantaggio già al settimo. Cross di Bertolo, torsione e colpo di testa di Mininclerici con David che si supera e sventa spedendo in corner. Il Pineto è troppo prevedibile nella manovra con i marchigiani che si chiudono bene e portano alto il pressing sui portatori di palla facendosi pericolosi nelle ripartenze come al 28esimo quando Braconi, ben appostato in area, trova la deviazione vincente di testa sul cross di Didio per l'1-0. Ospite. La risposta del Pineto è immediata e si concretizza al 33esimo sugli sviluppi del corner. Il direttore di gara Ramondino di Palermo ravvisa un fallo di mano di Mataloni che viene ammonito e assegna il calcio di rigore in favore del Pineto. Dal dischetto Minnozzi di Potenza non sbaglia e firma il gol dell'ex che vale l'1-1. Ma nel finale di frazione al 39esimo un vivace Castelfidardo sfiora il nuovo vantaggio con una bella conclusione di Bracciatelli che si stampa sull'incrocio dei pali. La ripresa si apre con il Pineto subito pericoloso. Al secondo minuto Mininclerici apre per Mastrippolito sulla sinistra. L'invito per Mbuba che d'esterno calcia sul primo palo e la gran risposta di David in corner. Tegola per il Pineto al minuto 23. Minnozzi si ferma ed esce dal terreno di gioco claudicante. L'attaccante non ce la fa e chiede il cambio. Al suo posto entra Bugaro. La gara è vivace col Pineto che fa la partita e il Castelfidardo che si affida al gioco di rimessa. Al 32esimo Del Mastro impatta di testa in area, ma la girata è centrale e David può bloccare senza patemi. Ma sulle ripartenze un veloce Castelfidardo è micidiale e al 37esimo si riporta nuovamente in vantaggio con Njambè che si mette in proprio e insacca il diagonale chirurgico all'angolino. Per il 2-1 ospite, il Pineto prova a rispondere al 40esimo con Bugaro, ma la conclusione è imprecisa. L'occasione più ghiotta per il 2-2 è però quella del 46esimo, quando Bertolo serve in area la corrente Baldinini che ci arriva solo con la punta del piede e David riesce a salvarsi in due tempi per la disperazione dei biancazzurri. L'ultimo sussulto in pieno recupero al 48esimo con il rasoterra di Mastrippolito che si spegne fuori di un soffio, segno che oggi non è giornata per i biancazzurri costretti a fermare la propria corsa al cospetto di un Castelfidardo che può ancora sperare di acciuffare i playoff. I biancazzurri conservano la terza piazza ma vengono affiancati dalla Cinzia Albalonga e si giocano il tutto per tutto nelle ultime due sfide contro Matese e Campobasso. Mister Pomante, una battuta d'arresto quella di oggi contro una squadra che si dimostra un po' la bestia nera di questo Pineto, che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato, è normale, abbiamo incontrato una squadra, secondo me un'ottima squadra, non ha funzionato, secondo me oggi noi abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel secondo tempo, il primo tempo c'è stato una buona prestazione ma non come al solito, è venuto fuori di più il Castelfidardo, ci ha messo un po' in difficoltà, poi nel secondo tempo penso la partita l'abbiamo fatta noi, è normale, cosa non ha funzionato, non siamo stati cattivi sotto porta perché abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio e non siamo stati cattivi soprattutto nell'azione 2-1 loro perché sai un 3-1, un 3-1 nella metà campo avversaria lì bastava sai fare un falletto, una punizione, bloccare l'azione, siamo stati un po' ingenui, però i ragazzi non posso rimproverare nulla perché hanno fatto una grossa partita, ci hanno messo tutto, è normale, poi c'è stato un calo, venivamo da tante partite ravvicinate, poi ci sono stati un po' di defezioni come avete visto, però sono contento dei ragazzi, di quello che stanno facendo e di quello che hanno fatto oggi, rammaricato per il risultato però ci sta. Hanno fatto secondo me un primo tempo bellissimo dove abbiamo giocato veramente molto bene, creato molto
È finito in parità, ma secondo me dove potevamo essere in vantaggio, chiudere in vantaggio il primo tempo. Il secondo tempo sono calati un pochino i ritmi, è venuto fuori le qualità del Pineto, che è una squadra molto forte. E poi dopo una partita equilibrata è stata sbloccata da un episodio. Alla fine abbiamo sofferto un pochino su sti cross alla fine, dove eravamo un po' stanchi. Ho una squadra giovane, di ragazzi volenterosi, di ragazzi che hanno voglia di arrivare, che hanno voglia di fare, e quindi questo sicuramente ci aiuta. Come dall'inizio dell'anno abbiamo soltanto pensato, partita dopo partita, a cercare di vincerle tutte, senza mai far partite difensive, senza mai far partite dove siamo andati per lo 0-0 come oggi. È stata sempre la nostra caratteristica, e anche quello che voglio io da loro, quindi noi proviamo a giocarcele tutte a viso aperto, a cercare di vincerle, e poi vediamo come sarà la fine. Ma